Roberto Margari, questa vittoria larga contro la Virtus Ostia è insomma un'iniezione di fiducia per queste ultime gare di campionato? Sì, è una bella iniezione di fiducia, abbiamo giocato un'ottima partita, abbiamo preparata bene. Ci rimane un po' d'amaro in bocca per come è andato il girone di ritorno, è stato un girone di ritorno un po' così, altalenante, però siamo... Qualche punto perso, mi permetto di dire, sì, che rimane un po' in gola. Molti punti persi stupidamente. Però siamo ritornati alla vittoria, siamo contenti, ci godiamo questa vittoria. Adesso pensiamo alle ultime tre partite a fare la nostra partita. Siete messi un po' al servizio dei giudici, che ha dilagato anche. Eh sì, il bomber voleva fare gol perché voleva allungare, lo stavano riprendendo un po' di persone, però no, va bene. L'importante è che la squadra vince, gioca bene e poi del resto viene da sé. Anche Margari comunque ha parato un rigore, cioè, tecnicamente mica male. Sì, sì, va bene. Quando aiuto la squadra va sempre bene. Mister Marcelletti, finalmente un sorriso, insomma è arrivata una vittoria abbastanza larga con la squadra che ha giocato anche discretamente bene. Sì, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo messa subito sul nostro livello, loro mi sembra hanno 3 punti, quindi era sulla carta molto facile la partita. Però sono queste che nascondono sempre le insidie, noi poi le sappiamo perché quando giochiamo sottotono ci possono far male chiunque. Invece l'abbiamo affrontata bene, abbiamo messo il risultato al nostro favore subito e da lì abbiamo costruito poi la goleada. E niente, faccio i complimenti ai ragazzi, stiamo facendo un campionato dignitoso, per tratti abbiamo fatto anche buone cose, abbiamo pagato un po' questo giro di ritorno con le parecchie assenze, infortuni, squalifiche. Adesso stiamo ricompattando un po' il gruppo e fino alla fine vedremo quello che possiamo fare. Un'iniezione di fiducia comunque per queste ultime 3 partite che mancano. Certo, anche perché adesso ogni vittoria vale doppio, perché il campionato sta per finire e i play-out stanno lì a pochi punti, quindi chi vince si tira sempre meglio fuori dalla situazione. Noi ci stiamo riuscendo, anche sabato scorso a casa del Euro Massimo abbiamo fatto 3 punti fondamentali e quindi dobbiamo continuare così, perché per tutto il campionato che abbiamo fatto non possiamo trovarci mischiati nella zona playout, perché sarebbe veramente un peccato.